due gare agonistiche, una passeggiata, screening e consulti gratuiti e gare giovanili di podismo per unire sport, prevenzione e legalità. Gara per la legalità, l'evento che si è tenuto a Piazza della Rinascita nel cuore della città di Pescara e che ha messo in sinergia prevenzione, sport ed educazione alla legalità. L'evento, promosso dalla Prefettura di Pescara, ha visto protagoniste le forze dell'ordine e le istituzioni cittadine provinciali, insieme a diverse associazioni sportive di volontariato, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini al tema della prevenzione per la salute e all'educazione alla legalità. Tre i villaggi tematici che sono stati allestiti in Piazza Salotto: il villaggio della legalità, il villaggio della prevenzione ed il villaggio dello sport. Nel villaggio della prevenzione della salute, coordinato dalla LILT, la Lega Italiana nella lotta contro i tumori, presieduta dal professor Marco Lombardo, è stato possibile effettuare screening, consulti ed anche esami per varie patologie in totale gratuità, grazie alla presenza di varie associazioni ed equip mediche che nel corso delle due giornate hanno garantito visite gratuite di diverse tipologie. Fondamentale il supporto delle associazioni di volontariato e del territorio, che hanno avuto un ruolo fondamentale come organizzatori e motori dell'iniziativa, fra cui la LILT, che ha riproposto la passeggiata non agonistica aperta a tutti. Il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo. L'obiettivo principale è quello di portare le istituzioni a diretto contatto con i cittadini. In questo caso si sono state messe insieme diversi ambiti, da quello della prevenzione, quello della legalità all'ambito sportivo. Quindi c'è grande, sono molto contento del lavoro che è stato fatto nel tavolo per mettere insieme tutte queste iniziative. E nella giornata di domani due gare podistiche e anche una passeggiata amatoriale. Ci sarà anche una passeggiata amatoriale alla quale parteciperò anch'io, oltre alla competizione, come ha visto c'è anche molta, come dire, tra le stesse forze di polizia e gli atleti dei diversi corpi, competizione, quindi prevedo una gara molto, molto tirata. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini verso queste tematiche tanto importanti. Sì, l'obiettivo è sensibilizzare i cittadini, ma anche portare le istituzioni in mezzo ai cittadini. Il questore di Pescara, Luigi Liguori. Salute, prevenzione, legalità sono queste le tematiche di queste due giornate alle quali parteciperanno addirittura le fiamme oro della Polizia di Stato. Certamente, salute, prevenzione, legalità e sport. Sono un ex sportivo, seppur amatoriale, quindi sono particolarmente contento di avere qui la rappresentativa delle Fiamme Oro. Abbiamo peraltro atleti di primissimo livello, abbiamo il nostro Yassin Rashik che ha fatto gare importanti e quindi siamo molto contenti che sia qui con noi. Quanto sono importanti questi eventi per sensibilizzare il pubblico alla prevenzione, alla cultura della legalità? Sono fondamentali perché lo sport è regole e la regola non va d'accordo con la vita disordinata e neanche col crimine. Quindi avere una vita di sport significa già assicurarsi una vita regolare e quindi in una prospettiva sociale è importantissimo che tutti facciano sport e domani questa competizione agonistica, noi ovviamente faremo anche quella non agonistica, nonché la passeggiata, sarà un esempio che tutte le forze di polizia, anche le forze armate, anche la polizia urbana domani daranno a tutta la città. Correremo peraltro insieme, quindi è un momento di sport bellissimo e noi siamo particolarmente felici per questo. Yassin, come stai vivendo questo momento emozionante, partecipare a queste due giornate? Sì, è veramente un bellissimo momento, vedo che qua siamo tutti uniti e domani per noi sarà un giorno importante per rappresentare la polizia e dare un segnale molto importante. Domani sarà una giornata importante anche per dare un esempio concreto. Sì, perché domani veramente è una gara molto importante, anche per me è la prima gara che faccio quest'anno, quindi vuol dire veramente tanto, fare proprio l'esordio qui a Pescara è molto importante, insomma. Antonio Caputo, comandante provinciale della Guardia di Finanza, oggi qui una giornata davvero bellissima dove si coniugano sport, prevenzione e legalità.
Sì, un evento importantissimo per la città di Pescara. Il nome stesso di questa manifestazione richiama la città e richiama la gara per la legalità. Infatti è una bellissima manifestazione per i cittadini, tra la gente, che ruota attorno a tre concetti: sport, salute e legalità. Tre concetti che sono legati tra loro da un filo conduttore, che è quello della disciplina, quello del rispetto delle regole, quello che oggi cerchiamo di comunicare come messaggio a tutti. L'evento è particolarmente importante perché ha visto coinvolte tutte le istituzioni, tutte le forze buone della città e della provincia, la prefettura, il tribunale, tutte le forze di polizia, le forze armate, la regione Abruzzo e il comune di Pescara. Abbiamo approfittato naturalmente di questo salotto come Piazza della Rinascita per poter allestire anche degli stand dedicati alle forze di polizia, questo per mettere in mostra e far conoscere ai cittadini le potenzialità che la Guardia di Finanza ha sia nel campo dello sport. Alle mie spalle vedete lo stand delle Fiamme Gialle, dei gruppi sportivi, ma vedete anche dei manichini che raffigurano sia la storia della Guardia di Finanza, che è sempre articolata tra tradizione e innovazione, ma anche le potenzialità del soccorso alpino della Guardia di Finanza, il SAGF, perché non dimentichiamo, l'Abruzzo non è soltanto mare ma anche e soprattutto montagna, Gran Sasso, Maiella, dove noi siamo presenti con le nostre forze specializzate per garantire lo sport, il tempo libero in montagna, in tutta sicurezza. Ecco, noi Angelo Bozza, presidente del Tribunale di Pescara, oggi qui una manifestazione bellissima che crea una sinergia stupenda tra legalità, sport, salute. Sono stato felicissimo di aver partecipato all'organizzazione di questo evento, voluto dalla prefettura e dal colonnello della Guardia di Finanza. Io penso che questo trinomio salute, sport e legalità sia bellissimo, perché avvicina il mondo delle istituzioni alla popolazione, alla gente. Speriamo che sia oggi pomeriggio che domattina, anche in occasione della camminata, perché io parteciperò ovviamente alla camminata, non certo alla corsa, saremo in tanti, più ci siamo meglio siamo, e sicuramente la presenza dei cittadini sarà apprezzatissima. Ed ecco, noi Marco Lombardo, il dottor Marco Lombardo, coordinatore regionale LILT, queste due giornate sono molto importanti per prendersi cura della propria persona, dedicarsi alla prevenzione. La LILT è sempre presente. Sì, queste due giornate cadono in un momento molto particolare per la LILT, perché la LILT quest'anno festeggia il centenario, quindi sono 100 anni di prevenzione in Italia. La LILT, come si sa, è un ente pubblico su base associazionistica, che è vigilato dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Economia e sotto l'egida della Presidenza della Repubblica. Quest'anno è stata premiata per la seconda volta per le attività svolte nell'ambito della prevenzione dal Presidente della Repubblica Mattarella. Eravamo già stati premiati alcuni anni fa dall'altro Presidente della Repubblica. Qual è il punto da sottolineare? Noi abbiamo avuto l'onore di coordinare tutta questa piazza Salotto, che è piena di associazioni, di volontariato, che praticamente sostengono, fra le altre cose, la salute e fra le altre cose la legalità. È chiaro che noi, sotto praticamente l'egida del Presidente della Repubblica, svolgiamo anche questa funzione di sostegno della legalità. Tant'è vero che nel periodo di Covid, in cui le attività di prevenzione si sono molto ridotte, abbiamo rivolto la nostra attenzione proprio alle Forze Armate, facendo loro attività di prevenzione, e poi abbiamo fatto un'attività di convenzione con il Tribunale di Pescara e con la Procura di Pescara, e abbiamo dato la nostra disponibilità anche al Centro Antiviolenza per sostenere le persone più deboli. E quindi praticamente abbiamo fatto queste convenzioni per tenere viva la prevenzione in questo periodo,
Perché? Perché sta succedendo un fatto molto grave, cioè una pandemia nella pandemia, cioè non fare prevenzione significa fare diagnosi tardive, significa arrivare in ritardo, significa fare interventi chirurgici più demolitivi, significa ridurre la percentuale di possibilità di guarigione dei pazienti. Quindi questo è un altro impatto sociale notevolissimo, oltre a tutte le conseguenze di natura psicologica, sociale, lavorativa ed anche economica alla fine, anche perché le cure saranno più lunghe, le cure saranno più intense e anche più costose. Quindi è essenziale ripartire per avere una popolazione sempre più sana e, in una parola, non far più sorgere le malattie, cioè le malattie neoplastiche. L'augurio qual è? Che praticamente adesso abbiamo raggiunto un compromesso, cioè queste malattie si sono quasi cronicizzate, riusciamo a gestirle, riusciamo a curarle in grande quantità, le guariamo anche completamente, però non le abbiamo ancora sconfitte. Noi vorremmo creare una popolazione senza più cancro. Io penso che sia stata un'organizzazione meravigliosa, quella fatta dalla finanza, coordinata ovviamente dalla LILT, che ha permesso a tutte le associazioni ONLUS che rappresentano un passaggio importantissimo per la prevenzione, quindi per la salute, organizzare questi due giorni in cui ci sarà l'incontro con tutta la popolazione di Pescara e zona viciniore, ma soprattutto anche la giornata di domani che vedrà dei percorsi fatti nella città e quindi maggiore coinvolgimento della popolazione, proprio avvicinandola a quello che è il concetto del vivere sano, che è il primo passaggio per la prevenzione nell'ambito della salute. Noi abbiamo degli indirizzi sanitari, odontotecnico, ottico e sociosanitario, in cui i ragazzi approfondiscono queste tematiche e ne capiscono l'importanza. Io credo che possano essere i migliori messaggeri della cultura della prevenzione verso i loro coetanei, perché questa cultura nasce da piccoli, poi la possiamo portare avanti nel tempo, ma credo che la parte più rilevante e importante sia educarli a questo concetto e a metterlo in pratica. Abbiamo unito la prevenzione a questa bellissima manifestazione sulla legalità e quindi penso che è un matrimonio bellissimo: da una parte parlare di legalità ai giovani e da una parte il nostro contributo di fare prevenzione cardiovascolare, che oggi è una cosa attualissima e importantissima. Noi effettuiamo un elettrocardiogramma, una misurazione della pressione, saturimetria ed un ecocardiogramma di base, che è già uno screening importante nelle persone asintomatiche per discernere quelle patologie occulte che purtroppo molto spesso sono cause della morte cardiaca improvvisa durante lo sport. Quindi unire lo sport alla prevenzione è un passo fondamentale. Oggi ringraziamo la LILT per averci dato la possibilità di essere presenti ad un evento così importante, un evento che riguarda la prevenzione sulla salute, quindi la Misericordia di Pescara da sempre vicina alla cittadinanza, oggi vuole dimostrare a tutti che è possibile anche effettuare degli screening gratuiti nel nostro PMA e anche attraverso la simulazione di una serie di interventi di primo soccorso che sono essenziali per far comprendere davvero a tutti i cittadini che cosa significa intervenire in caso di un incidente stradale o anche in caso di un arresto cardiaco. Ed ecco noi l'atleta Stefano Tilli, testimonial d'eccezione di questa passeggiata organizzata dalla LILT in questo contesto bellissimo dove si coniugano perfettamente sport, prevenzione e legalità. Sì, perché da tempo ormai abbiamo fortunatamente abbandonato questo cliché per cui lo sport è un diversivo, un divertimento. No, lo sport è proprio parte della nostra vita, lo sport è salute e benessere, quindi ben vengano iniziative come questa. E oggi ci godiamo anche una bellissima passeggiata al sole, e mi raccomando, proteggiamoci dai raggi del sole che non sono tutti amici. Quanto è importante la prevenzione, visto che oggi qui si effettuano anche screening gratuiti? Benissimo, perché lo sport è importantissimo, l'attività motoria è importantissima, ma va fatta sempre con grande coscienza e quindi controllare il cuore, farsi delle visite periodiche, perché no, una volta all'anno anche delle analisi del sangue per vedere che sia tutto a posto e perseverare in questo impegno ancora di più. Io stesso ho approfittato di questa
giornata dedicata allo sport e alla salute. Ho fatto un ecocardiogramma, un elettrocardiogramma, una visita agli occhi e pare che sopravviverò a lungo. Io lavoro ormai da quasi 30 anni, sto prossimo alla pensione. Ho trattato per tanti anni le emicranie croniche con farmaci o con la tossina botulinica, ma mai come adesso io riesco, attraverso la somministrazione, grazie alla ricerca a livello internazionale, la somministrazione di anticorpi monoclonali contro una proteina particolare che proprio è mediatrice dell'attacco emicranico, io riesco, per quanto mi è stato possibile, cambiare la vita alle persone, perché sono trattamenti estremamente efficaci. Ora, io a questo punto sono prossimo alla pensione e devo dire che ci sarà la necessità di trovare qualche altra figura che si occuperà di questo problema, perché ho in cura, non dico 100, ma almeno 90 persone che traggono dei benefici straordinari, proprio come dire, mi cambia la vita sul piano della disabilità, su tutti i piani. Grazie per la presidente dell'associazione Essere Oltre. Con questa associazione stiamo cercando di trovare una soluzione al problema. La soluzione è trovare un'altra unità operativa che si occupi del problema, perché è un lavoro estremamente complesso gestire, come ho detto prima, 90 persone circa, per cui cercheremo di trovare la soluzione.